Salve a tutti pubblico, bentornati sul mio canale e benvenuti a un nuovo video di interpretazione poetica. Questa volta è una puntata un po' speciale perché la poesia che andremo ad interpretare, ad analizzare, ecco, è la mia poesia. Una poesia, bene sì, che ho pubblicato sul mio canale Facebook, che ho scritto, è molto contorta, l'ho chiamata Burrasca e adesso l'andremo prima a leggere come al solito e poi a scoprire i suoi significati celati. Nascosti. Allora, cominciamo subito. Burrasca. Ratto come l'impeto d'un tuono, mi sveglio. Inaspettato crepitio incessante d'acqua versata volteggia con procellosa foga ingiustificata e a fatica concede l'impavido volo d'un meriglio. Il cielo, dapprima tormentato e sin a ieri ingrigito, ascoso da nembi minacciosi, ha già liberato tremendamente il suo vagito. Fitta e lacrimosa la pioggia cade come dagli occhi di un infante, ma persino l'ombrello esperto ne avverte il profluvio petulante e si ritira dalla nota acidità dell'acqua cadente. Le dimore operose paiono ammaltate dall'atmosfera d'una silente guglia ovattata e l'effetto delle piogge gravose è la causa d'una vita sregolata. D'un tratto prende a grandinare sulle finestre e la prole improvvida a gara si sporge per sentir la gelida consistenza del più maestoso ed infrangibile chicco terrestre. Non mi si addice il lenir d'un giocoso ardore incosciente, né mi avvedono i soliti consigli, che stare troppo al freddo ci si lascia trasportare dalla furia veemente, che una pietruzza glaciale in capo te lo lascia dolente. Quanto il rancore, quanto il duolo di queste solitarie particelle ghiacciate, precipitano a picco nello strazio di uno spazio sregolato e in un tempo inconfessato si infrangono, ora integrate, ora sgretolate. Tra l'acqua piovana, che non le dà tregua, si assottigliano e sciolgono, ora in un tombino, ora in un fossato. Il terreno, martoriato da qualche granulo imbevuto, si dilegua. Il solingo suolo su cui ci muoviamo, colui che calpestiamo lontani dalle nostre candide case, di fronzuto rigoglio farraginoso s'eleva. Lo spavaldo cammino ci sarà impedito dal melmoso connubio che segnerà ameni i campi vetusti. Chi osserva sa che dal mirarsi possono avere conferme abbondanti. Chi saprà scrutare il cielo contemplerà tra scevri squarci rutilanti la fiera luce che ammaglia di meraviglie coi suoi colori iridescenti. Contempla lo scorrere degli eventi, comprendine il loro disfare, sperimentali con il tuo operare. Benissimo, una poesia un po' lunghetta, però molto significativa. L'ho scritta in una mattina e ho impiegato qualche ora. Proprio appena svegliato, pioveva fuori, ho detto, ma scriviamo questa poesia, che ne dite? Ho scritto tutti i significati qui perché sono così tanti che da tenere a mente, sì, potrei farlo, ma non mi sembra necessario, sinceramente, e quindi ve li leggerò anche perché in questo modo sarò più chiaro ed evito di perdermi in parole come succede purtroppo molto spesso. Ovviamente io so benissimo che cosa ho scritto, posso anche dirvelo così, però per essere più preciso e per spiegarvi proprio parola per parola è necessario comunque avere un minimo di testo a fronte, cioè capite? Comunque, cominciamo con il significato della poesia. Ratto come l'impeto di un tuono mi sveglio, quindi ho una folgorazione improvvisa. Mi sveglio, mi alzo dal divano su cui dormivo quel giorno, mi sveglio e come un insight, ho una folgorazione improvvisa, ho un insight, ok? Inaspettato crepitio incessante di acqua versata, quindi il crepitio, un tumulto interiore incessante, quindi di acqua versata però, un tumulto interiore incessante di azioni compiute che possono far crescere, come l'acqua appunto, la positività. Perché? Perché l'acqua fa crescere le piante, chi segue i miei video sa che le piante alludono agli aspetti positivi, rigogliosi, belli della vita, quindi come queste azioni che compiamo abitualmente, che io compio abitualmente, possono sia far crescere la positività ed insegnare qualcosa a me, al prossimo anche, però proprio come l'acqua versata, quindi come l'acqua che cade, come la pioggia, possono far marcire anche le piante, possono anche essere gravose per me e per altri.
questi miei sentimenti interiori incessanti che emergono dal mio agire quotidiano. Possono essere sia positivi che negativi. Volteggia con procellosa foga, quindi ci sono dei pensieri tormentosi, tumultuosi, ok, che mi mettono ansia, che mi mettono foga ingiustificata, eh? E quindi questi pensieri, questo tumulto interiore crea pensieri che mi mettono ansia, che mi agitano. E a fatica concede l'impavido volo d'un meriglio, quindi impediscono al mio intelletto di ergersi, di spiccare il volo come vorrebbe, come appunto un meriglio o un uccello che vola, ok? Quindi ho questo, mi capita talvolta, non sempre, di avere questo scontro, no? Tra desiderio e parte più emotiva, interna, inconscia. Il cielo dapprima tormentato e sino a ieri ingrigito, quindi il cielo, gli aspetti astratti, i pensieri, qualcosa che è lontano spesso da noi, ma che comunque a cui guardiamo per avere conferme, quindi ai nostri pensieri, sino a ieri ingrigito, quindi questi miei pensieri che fino a ieri non erano chiari, non erano ben nitidi, perché ascoso, perché nascosti da nembi minacciosi, quindi da futuri eventi minacciosi, ok, hanno già liberato tremendamente il suo vagito, quindi ha sprigionato questo sentimento, questo mio sentire, la tristezza latente che mi pervade adesso, cioè non adesso, ma nel momento in cui ho scritto la poesia. Mi sentivo un po' triste, anche per forse il clima, però mi sentivo triste, quindi mi sentivo pervaso da questi aspetti che erano latenti, che avevo tenuto chiuso in me. Fitta e lacrimosa la pioggia cade come dagli occhi di un infante, quindi in modo fitto e disperato la pioggia, quindi l'agire, il mio agire e anche i miei sentimenti che nascono dall'agire, ok, cadono, quindi perdono di significato, come dagli occhi di un infante, come le azioni che può fare un bambino che sta male, quindi che piange e che ha bisogno di punti di riferimento. Non sto dicendo che piango, io non so, non mi ricordo neanche più qual è stata l'ultima volta che ho pianto, pensate un po', credo forse qualche anno, però che cosa sto dicendo? Che le emozioni che provo non vuol dire che se non piango non possano essere negative, perché appunto un bambino che sta male ha bisogno di punti di riferimento, quindi ho utilizzato questa strategia, ok, per esprimere il fatto che il mio agire quotidiano mi è sembrato tutto d'un tratto perdere di senso. Mi sono proprio chiesto, ma io per che cosa agisco a fare? Ma sto facendo del bene? Sto facendo del male? Sai, le classiche seghe mentali. Ma persino l'ombrello esperto, in realtà l'ombrellaio, ok, è una strategia, ho detto ombrello per dire ombrellaio, esperto ne avverte il profluvio petulante, quindi lo scorrere continuo petulante e quindi fastidioso di questi pensieri derivanti dal mio agire che ha perso di significato. Però l'ombrellaio esperto, fermiamoci un attimo, che cos'è? È la parte di me esperta, no? Attraverso cui mi proteggo e trovo rapidamente il modo, come fa l'ombrellaio che fa e apre l'ombrello, e c'è una parte di me che è proprio come l'ombrellaio fa, apre l'ombrello e trova rapidamente il modo per mettere a tacere quei sentimenti, quella pioggia, e per impedire che lo bagnino e quindi che lo ostacolino, che gli diano fastidio. Quindi metto una barriera, come se io staccassi parte razionale, parte emotiva. E mi identifico talvolta in una di queste parti, stile Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e ne avverte il profluvio petulante, quindi persino quella parte di me che è avvezza, abituata, no, a questa separazione, sente che i sentimenti sono fastidiosi, e l'effetto delle piogge e si ritira dalla nota acidità dell'acqua cadente, quindi nota acidità, quindi dei sentimenti nocivi, acidi, dannosi per me e per le relazioni sociali che ho con gli altri. Quindi va bene mettere a tacere la propria parte di sé più sentimentale, più emotiva, più così, però bisogna anche concedersi dei momenti di pausa, dei momenti di riflessione in cui si vive la vita che si vuole, perché signori è l'unica che abbiamo a disposizione, quindi
siate severi, sì, ma non troppo con voi stessi. E quindi persino questa parte di me abbastanza severa, questa specie di superio, avverte la forza, il profluvio petulante, fastidioso delle emozioni che nascono da un agire insensato. Le dimore operose, quindi i luoghi sicuri, le azioni che mi danno sicurezza, paiono ammaltate, quindi avvolte come da un mantello, dall'atmosfera di una silente gugliovattata, quindi c'è un velo che mi impedisce di vedere la realtà come vorrei. I miei svaghi sono false soluzioni a problemi che non ho voglia di affrontare. Questo è un grado di consapevolezza a cui sono giunto da poco, leggendo un libro che vi consiglio, Il caffè alla fine del mondo si chiama, e mi ha fatto aprire gli occhi sul fatto che molti videogiochi sono futili per il mio scopo di vita, così viene descritto nel libro, appunto Il caffè alla fine del mondo. Si legge in 2 giorni massimo, è un libricino molto leggero così, però ve lo consiglio. Vi fa aprire gli occhi su quello che vorrete fare nel futuro. Ci sono molti punti su cui non sono d'accordo, magari vi farò anche un video dedicato, però io mi sono accorto che quindi i miei svaghi erano false soluzioni a problemi che non avevo voglia di affrontare. Non avevo voglia, non avevo tempo, ma purtroppo voglia. L'effetto delle piogge gravose è la causa di una vita sregolata, e qua c'è poco da parafrasare, quindi non sono canonico e costante nelle mie scelte. Vita sregolata, ok, non sono canonico né costante nelle mie scelte, mi faccio prendere dal momento, dal bisogno del momento. Clapared, triggered, vabbè, comunque, le dimore operose, questo l'ho già detto, d'un tratto prende a grandinare sulle finestre. Le finestre, signori, allora, grandinare, che cos'è la grandine? Cosa rappresenta in questa poesia? Rappresenta più che gli eventi spettacolari le persone famose, e poi ci arriviamo, i nostri idoli, ok? La grandine rappresenta questo. Sulle finestre, quindi le finestre, la grandine colpisce la finestra, che è una barriera mentale che separa noi e la nostra casa, quindi il nostro luogo di comfort, la nostra identità in un certo senso, dagli altri, dall'esterno. Noi, attraverso questa barriera invisibile che separa la nostra personalità dagli altri, ci distinguiamo dagli altri. Però se gli altri colpiscono quella parte di coscienza, ossia la finestra, che crea una netta separazione tra noi e il prossimo, perché se voi aprite la finestra ovviamente entra il freddo, se la tenete chiusa no, quindi se voi aprite la vostra coscienza agli altri, vabbè, entra il freddo perché sta piovendo, però se voi aprite la vostra coscienza agli altri potete far entrare al vostro interno e far diventare parte della vostra personalità aspetti altrui, ma se voi tenete chiuso no. Però se la grandine va a colpire queste finestre, quindi va a colpire gli aspetti della nostra coscienza che attraverso cui noi ci separiamo la nostra identità da quella altrui, vuol dire che stanno facendo effetto in un certo senso sul nostro modo di vedere la realtà. Quindi queste persone famose, questi idoli, cominciano a fare effetto sul nostro modo di percepire la realtà, ok? E la prole improvvida, quindi la gente, i bambini inconsapevoli di ciò che avverrà, a gara si sporge per sentire la gelida consistenza del più maestoso e infrangibile chicco terrestre, quindi si sporge per sentire la gelida consistenza, quindi il modo freddo e forte in cui si mostrano queste persone, il modo gelido, forte in cui si mostrano queste persone, del più maestoso, appunto maestose, si mostrano in modo maestoso, ed infrangibile chicco terrestre, che per quanto si possano dare un'immagine maestosa di sé, sicura di sé, in realtà sono dei chicchi terrestri, ok? Sono come nullità paragonate alla moltitudine delle cose del mondo. Quante persone ci sembrano degli idoli, e poi anche i più famosi non verranno ricordati nella storia per quello che hanno fatto, e quindi sono come delle nullità. Però attenzione, non mi si addice il lenir d'un giocoso ardore incosciente, quindi non mi dispiace indebolire, lenire, pensare che costoro siano invincibili, anche se lo so inconsciamente che non è così,
Però perché lo faccio? Perché credo che sia importante, almeno per me, impersonalmente, è importante avere un modello utopico a cui aspirare, un modello immaginario da utilizzare come meta che per quanto irraggiungibile, sì, che per quanto irraggiungibile comunque si cerca sempre di raggiungere, no? A cui si aspira, perché può permettere, nel mio caso, di migliorarmi costantemente. E, in un certo senso, non colpevolizzarmi, ma se raffrontarmi, quindi se mi paragono a quella meta impossibile, farmi sentire non abbastanza all'altezza di quello che faccio, in modo da poter quindi continuamente migliorarmi. È una cosa un po' contorta, qui si entra nella mia psicologia, meglio lasciar perdere, però appunto non mi si addice il lenire di un giocoso ardore incosciente, quindi il pensare scherzoso che queste persone siano effettivamente invincibili. Se queste persone, in un certo senso, se il pensare che queste persone siano invincibili mi può aiutare a migliorare me stesso, allora perché dovrei indebolire la loro visione e considerarle fragili? Per me rimangono invincibili, punto. Le incasello in questo modo perché ho bisogno anche di punti di riferimento. Né mi avvedono i soliti consigli, quindi io non do consigli ad altri. Che tipo di consigli? Che a stare troppo al freddo ci si lascia trasportare dalla furia veemente, quindi che stare troppo al freddo, che stare troppo distaccati, non a contatto con il proprio, l'altrui calore umano, con i propri altrui sentimenti e il confronto, se si sta troppo in questa situazione, quindi isolati, ci si lascia, imitando questi modelli che sono di ghiaccio, che sono freddi, ci si lascia poi trasportare dalla furia veemente, quindi si prova rabbia poi o nei confronti di sé o del prossimo. Però io non do questi consigli, e poi vediamo perché. Che una pietruzza glaciale in capo te lo lascia dolente, quindi che quella gente, come una pietra, è disposta a farti male se necessario per andare avanti, né tantomeno, oppure un'altra interpretazione può essere che a fare come loro, come queste chicche di ghiaccio, a voler accogliere questi modelli, poi ne rimani ferito, ne rimani indolenzito, in capo, in testa proprio, è un dolore diverso. Quanto il rancore, quanto il duolo, quindi quanto la sofferenza di queste solitarie particelle ghiacciate, di questi singoli individui che, per quanto possano essere acclamati, in realtà sono solitari, sono soli, si sentono soli, precipitano a picco nello strazio di uno spazio sregolato, quindi arrivano fulmini in diversi luoghi nello spazio della coscienza, di una coscienza straziata, perché dico nello strazio uno spazio sregolato, quindi sfruttano le paure o le insicurezze umane, mostrando una parte di sé che che va a completare queste paure, queste insicurezze, e in un tempo inconfessato, quindi in un tempo che non gli è propriamente lecito, meglio, che si prendono con la forza, che ci sottraggono, si infrangono questi individui, quindi si rompono la loro integrale vita personale, la loro personalità, in base a che cosa? All'altrui giudizio, perché si infrangono ora integrate, ora sgretolate, quindi se il giudizio è positivo rimangono integri, la loro personalità rimane integra, però se è negativo si sgretolano e quindi perdono ogni punto di riferimento, perché basano la loro vita sui giudizi altrui, e ciò è assolutamente sbagliato. Però curioso il fatto di come queste persone si prendano, no? In un tempo inconfessato, uno spazio nella dimensione cosciente degli altri. Ma quale dimensione cosciente? La dimensione cosciente positiva o negativa? No, quella straziata da problemi. E quindi le persone che hanno problemi, difficoltà meglio, perché c'è una distinzione che poi magari vi spiegherò tra problema e difficoltà, però che hanno delle difficoltà, trovano in questi punti di riferimento, in queste figure forti, in queste finte figure glaciali,
un modo per poter appunto andare avanti, ok? Però che cosa succede poi a questi idoli? Che tra l'acqua piovana che non le dà tregua, quindi tra gli stati d'animo, tra gli eventi della vita, l'acqua piovana, scusate l'ambulanza, lasciamola passare. Ok, dicevo che tra gli stati d'animo e tra gli eventi della vita che non gli danno tregua, si assottigliano e si sciolgono ora in un tombino, ora in un fossato, quindi smarriscono, perdono la loro personalità, alcuni aspetti della loro personalità, e cadono o in un tombino, quindi nessuno più li vede, nessuno più li considera, oppure in un fossato, in un luogo sterile, quindi o gli altri se ne dimenticano di loro se non fanno successo, oppure magari se ne ricordano, ma di che cosa si ricordano di loro? Di nulla, ok? Sono in un luogo sterile, quindi non stimolano le persone a cambiare in un certo senso, quindi dipende molto anche da che cosa fanno queste star, queste persone di successo, perché possono cadere in un fossato e rimanere sole anche senza accorgersene. Il terreno, quindi l'inconscio, la base della personalità, martoriato da qualche granulo, quindi da qualche parte di sé imbevuto, quindi da qualche parte di sé imbevuta di emozioni, di giudizi, colma di emozioni, di giudizi, si dilegua. Quindi quella parte di noi che ha bisogno di un feedback si scioglie, quindi perde la sua integrità in base alle emozioni e ai giudizi altrui. Appunto è il vendere praticamente la propria personalità agli altri, basare la propria vita sul pensiero degli altri, ed è sbagliato, è sbagliatissimo. Il solingo suolo su cui ci muoviamo, colui che calpestiamo lontani dalle nostre candide case, quindi l'inconscio su cui noi ci muoviamo anche senza accorgercene, noi camminiamo sul nostro inconscio. C'è gente che pensa che il nostro inconscio scelga le parole che noi diciamo e che ci sia una lotta appunto tra le parole, poi dopo una di queste emerge, e quindi anche il nostro parlare in realtà è un conflitto inconscio. Quindi su questo inconscio su cui noi ci muoviamo, su cui noi basiamo la nostra vita, e che calpestiamo, che quindi cerchiamo di allontanare, che cerchiamo di non far emergere, a cui cerchiamo di non dar credito, lontani dai nostri luoghi sicuri, no? Candide case in cui possiamo esprimerci liberamente, no? Di fronzuto rigoglio farraginoso si eleva questo suolo, quindi grande rigoglio, quindi sì, il rigoglio delle piante, no? Confuso però, perché farraginoso, si eleva, quindi nasce qualcosa di nuovo da questo conflitto inconscio in queste persone, una speranza confusa ma comunque positiva. E che cosa succede poi? Che lo spavaldo cammino ci sarà impedito dal melmoso connubio che segnerà me nei campi vetusti, quindi che il cammino attraverso cui calpestiamo, quindi quella parte di noi stessi inconscia, quel terreno, ci sarà impedito, questo calpestare noi stessi, dal melmoso, quindi dal melmoso connubio, quindi da quell'esperienza negativa, ok, che ha segnato ameni, quindi attraenti, campi vetusti, aspetti di noi, quindi degli attraenti aspetti di noi per gli altri, tanto da essere considerati monumentali, vetusto, come se appartenessero a un passato fruttuoso. Quindi dalle esperienze negative poi il nostro inconscio si riconfigura e possono nascere ameni, campi vetusti, possono nascere aspetti positivi, non soltanto per noi, perché ci impediscono poi di calpestare noi stessi, ma anche per gli altri. E quindi da una maggiore consapevolezza, nata da un'esperienza legata al passato, poi ci si afferma maggiormente nella vita di tutti i giorni, no? Quasi in modo monumentale. Chi osserva, quindi chi guarda le cose come stanno, chi guarda la realtà in faccia, sa che dal mirar, quindi che dal modo attento in cui si guarda,
si possono avere conferme abbondanti di che cosa? Dei nostri pensieri, delle nostre intuizioni, delle nostre congetture. Chi saprà scrutare il cielo, quindi ancora una volta le idee degli altri, gli aspetti astratti della personalità più consapevoli, ma nello stesso tempo anche inconsci, perché le due cose non sono inscindibili, però gli aspetti, le idee degli altri e anche di se stessi, ecco, chi sa scrutare le proprie idee a fondo, quindi chi svolge un'azione consapevole e razionale attraverso cui analizza i meccanismi che hanno offuscato il cielo, contemplerà tra scevri, quindi tra immuni da ogni caratteristica negativa, da ogni aspetto negativo, contemplerà tra scevri squarci rutilanti, quindi un rosso molto acceso, la fiera luce che ammaglia di meraviglie questi colori iridescenti. Quindi, in poche parole, chi sarà capace di svolgere un'analisi razionale su di sé, poi dopo riuscirà a scrutare non soltanto la propria luce emanata, ma anche la luce emanata da altre persone che hanno svolto un'analisi razionale su di sé e che abbagliano gli altri con magnifici colori, colori diversissimi. Quindi riuscirà a scrutare la bellezza e la complessità meravigliosa delle sfaccettature psicologiche. Ok? Perché gli altri sono accecati da questa luce? Perché non accettano, non sono ancora riusciti a vedere tutti gli aspetti, tutte appunto le iridescenze dei colori che vengono emanati dagli aspetti positivi. Quindi non sono in grado di cogliere dagli eventi che gli capitano sempre il lato positivo, non sono in grado di vedere anche dalle persone che più detestano sempre quell'aspetto positivo che gli manca e sono incapaci quindi a seguito di ciò di prendere questo tipo di aspetto positivo che possiede la persona, magari anche che odiano, che detestano di più, e cercare di farlo proprio. Se si rifiuta in tutto o in parte un evento, qualcosa, dandone sempre una connotazione negativa, e se non ci si sofferma mai ad analizzare in modo profondo le cose, allora si rimarrà abbagliati dalla luce degli altri. Quindi ci si chiede: ma come fa quello ad essere sempre così felice? Chissà perché. In realtà dietro c'è un mazzetto tanto così, no? E quindi, vabbè, e illuminano però il mondo queste persone, proprio come la luce delle proprie idee che irrompe tra le piante, quindi tra gli aspetti positivi del mondo e quindi delle altre persone. E poi termino con: contempla, con un verso profetico, cioè più che profetico, con un consiglio: contempla lo scorrere degli eventi, contemplalo proprio, goditelo anche, stai proprio lì, osserva proprio come scorrono gli eventi, chieditelo, contempla lo scorrere degli eventi, comprendi nel loro disfare, quindi che cosa porta la gente a desistere da un certo obiettivo, ok, da non svolgere una certa azione, il modo in cui si disfano, in cui non rimangono come dovrebbero, in cui le cose cambiano, perché ricordate che ovviamente gli assiomi della comunicazione prevedono che, se non sbaglio il primo assioma, ogni non azione è pur sempre un'azione, quindi non soffermiamoci solo su quello che si fa, ma anche su il disfare delle cose, quindi su ciò che non si fa. Chiedetevi perché una persona non fa qualcosa, e poi dopo magari anche paragonando l'agire altrui al proprio si può giungere a una conoscenza in cui prima non si era giunti, ok, era impensabile anche soltanto, e quindi ci si può elevare la propria consapevolezza. Quindi contempla lo scorrere degli eventi, comprendi nel loro disfare, sperimentali con il tuo operare. E questo è il motivo per cui non sono intervenuto quando con i consigli, quando appunto dicevo che la prole improvvida, che le persone come dei bambini inconsapevoli di quello che gli porterà seguire i propri idoli, si sporgono e accettano in tutto in parte il loro modo di essere. Perché non sono intervenuto? Perché soltanto con l'esperienza, soltanto con il tuo operare, poi puoi trovare una tua soluzione. Perché la mia soluzione qual è? La mia soluzione è proprio questa, no? Contemplare lo scorrere degli eventi, comprendere in che modo si muovono. Sono una persona molto curiosa, ma allo stesso tempo
il mio operare mi ha portato a, come dicevo prima, a non lenire, a non indebolire questa immagine utopica che ho di vari individui. Io sono consapevole che l'essere umano è pieno di debolezze, ma sono altrettanto convinto che l'obiettivo, questa è una mia idea attualmente di Alberto Popolo, 19 anni appena compiuti, proprio oggi, fatemi gli auguri, è il mio compleanno. Ecco, sono consapevole che che avere dei punti di riferimento, anche se utopistici e incredibilmente esagerati, possa essere d'aiuto, almeno bisogna sempre spingersi oltre i propri limiti. Vabbè, voi fate quello che volete, ricordatevi sempre che la vita è vostra e che l'importante è saperla vivere e vivere bene. Spaccate tutto, statemi bene appunto, noi ci ribecchiamo alla prossima e ciao a tutti, un saluto.